Le acciaierie sono tutte chiuse. Le acciaierie sono come tutte le imprese, sono in difficoltà. Tu hai appena detto che non chiudono. Ma hanno chiuso, hanno fallito le imprese? Sono chiuse! Non parlate male perché siete in diretta. Mai però continuate pure, il concetto. No, pure, non lo so. Cioè, se, allora, se prima la pubblicità avevo chiesto un'altra cosa, hai ragione, avevo chiesto un'altra la cosa. Famiglia paga qui, le qui il problema è paga le bollette, qui occorre immediatamente un provvedimento. Qui il problema è che noi tutti parliamo di tutti i massimi sistemi, sì, esatto. E tutti finisco mano e tutti corretti, l'ho detto prima la pubblicità. Esatto. Problema Zanon e Bano, manca da parte la terza parte Forza Italia che abbiamo votato, non è intervenuta, e deve risolvere questo problema delle bollette. Domani cosa faranno i politici, il governo, per risolverli? Questo è il tema, oltre che aprire il rubinetto del gas a Piombino, aprirlo a Catania, dove volete. Sto semplificando, sto semplificando, perché la bolletta non tutti hanno determinati stipendi, la gente è povera, infatti, e non vorrei che succedesse quello che temo. Una piccola cosa, 200 euro mi pare il mese scorso, due mesi fa, altrettanti pare ne arrivano per le famiglie. Ma lei lo sa la storia? Lei lo sa la storia? Per le famiglie più delle... No, scusa direttore, quando Draghi... A chi sono arrivati i 200 euro? Sono arrivati a quelli che hanno, mi pare, meno di 25 mila euro di reddito. Sono arrivati, no, non è così, ma lei le spiego di più. Perché arrivano, deve essere preciso Pipitone in questo, perché arrivano questi benedetti 200 euro, ci sono bisogno della parte... C'è bisogno della parte burocratica, e la parte burocratica vuol dire che deve chiamare, mi lasci parlare, deve chiamare il commercialista a preparare un po' di carte. Beh, si faccia, mi ascolti? Lei non ha ricevuto 200 euro. Ma io no, perché c'è un reddito superiore. E allora chieda a chi li ha ricevuti. C'è da preparare una carta, delle carte burocratiche dal commercialista che equivalgono, a 50 euro di spese. Si informi e vedrà, io posso dire, e che vedrà le se è così che facile conosco, avere. Che perché qui in Italia la burocrazia... Il mio paziente, la mia infermiera, eccetera, gli sono arrivati direttamente nello stipendio. Nello stipendio adesso suo. Arriveranno. È una piccola cosa, per carità. Perché cioè, veramente è una cosa, è una piccola cosa, però a tante famiglie 200 euro al mese per 2-3 mesi forse un minimo di respiro a famiglie più deboli lo danno. È chiaro che bisogna fare molto di più. Pontelli, non so se condividi quello che ti sto per dire. Allora, osservatori, dico attenti, magari poi sbagliano, ma in questo momento sono considerati osservatori, dicono che dobbiamo scollinare, si dice questo termine anche antipatico, il mese di febbraio, perché se riusciamo a scollinare febbraio-marzo, cioè all'inizio, le cose cominciano ad avere un sentiero un po' meno ripido, un po' meno difficile. Allora, dobbiamo, gli italiani devono sempre scollinare, hanno scollinato per il Covid, adesso scollino per 5 mesi di qua, fra poco li spariamo, cioè voglio dire, hai ragione. Io solo capisco, però ci voglio dire cause... che, no mi scusi Masotto, perché vuol dire, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, 5 mesi da scollinare, e lo sa, uno muore prima di scollinare, per perché non ha più fiato, sia lo scostamento immediato, o meglio, scusa, sia la copertura del maggiore costo di 40 miliardi, che poi sia attraverso un recupero di risorse, sia attraverso un scostamento di bilancio, sia attraverso un'altra formula che non vedo, importante è che vengano messi sullo scostamento di bilancio come estrema razza. Bisogna trovare la misura adatta per riuscire a individuare queste trovare le risorse. Posso farti una domanda? Però lo faremo nel momento in cui abbiamo. Aspetta che finisca a Pontelli, che in qualche maniera possa metterci le mani. Allora, io sono d'accordo, 40 miliardi tu li prendi col fiscal dry, li prendi con come li vuoi. Però è ora di finirla questi bonus dei pellet, i bonus di compagnia cantante. Bisogna fare un intervento strutturale fiscale minimo, ma per tutti. Posso? Anche perché l'intervento fiscale minimo ha un maggior vantaggio per le fasce. L'errore è proprio questo, che voi avete fatto un aiuto solo per le fasce deboli, quando non capite che se io faccio una riduzione fiscale il maggior vantaggio è per le fasce più deboli. Sapete perché? Si chiama utilità marginale decrescente del denaro. Questa è la realtà. Ma lasciamo perdere la riforma fiscale. Stiamo parlando di un intervento fiscale straordinario per abbassare l'impatto, che non risolverà nulla. Ma quando è stato fatto? Allora, è stata ridotta l'IRPEF, tanto per cominciare. Ma dai, per carità di Dio. È diminuita perché per i redditi solo alti, dai. Voi parlate della fretta, mi viene a parlare la riforma. 8 miliardi e 8 buttati del tombino. Scusate. Lo sanno tutti che è fatta così, dai. Allora,
Questo, chi dirò? Lui? No, questo, ma siamo comunque, guardate, questo governo, ragazzi, scusa però, però bisogna dire cose come stanno. Allora, in una situazione drammatica, perché bisogna capire perché siamo arrivati in questo... E non è finita, perché adesso abbiamo il problema enorme della guerra, che probabilmente, verosimilmente potrebbe allargarsi. Ascolta. Una cosa drammatica quello che sta succedendo, soprattutto dopo che ieri hanno bombardato i gasdotti. Quindi... Qua veniamo dalla prima dramma che avete detto prima voi, dove abbiamo avuto l'aumento dei prezzi, eccetera, quindi del gas subito, subito dopo l'uscita la pandemia. Della crisi del Covid. Siamo entrati in una economia di guerra, perché abbiamo la guerra veramente in Europa, quando nessuno di noi poteva mai immaginare una cosa così folle a pochi chilometri da noi. Siamo in una situazione ancora più drammatica, perché ci stiamo raccontando le stesse cose. No, voglio dire, siamo in una situazione Pipitone, mi ascolti, lei sta facendo la cronaca come una partita di calcio. Esatto. Lei, i problemi ci sono e sono quelli che abbiamo detto tutti, tra questi ha aggiunto la guerra, correttamente. Mi risolve il problema. Cosa direttore, siccome la cosa, come tutti sappiamo, non è semplice, lo sa benissimo. Ma anche dell'idea, non stia a raccontare la cronaca. Questo governo, in una situazione così drammatica, ha cercato di intervenire aiutando le famiglie e le imprese. Questo governo, scusi, mi faccia finire, però domani arriva la bolletta. Adesso, domani, io oggi ho sentito Salvini che chiedeva a Draghi di fare un intervento extra prima di che arrivasse il nuovo governo, cioè che fra 20 giorni ci sarà il nuovo governo. Pipitone, non mi stia a fare... Fermo lì, no, adesso le chiedo io la domanda e mi devi rispondere. Lei vince le elezioni, lei è al governo con Renzi e Calenda, cosa fa? Punto, non mi stia a raccontare quello che è successo, che lo conosciamo tutti, non mi stia a raccontare quello che faranno loro, mi dica cosa farebbe lei per il bene dell'Italia. Oggi, in un momento così drammatico, bisogna trovare le risorse, sostenere. Come? Da un lato abbiamo una quantità enorme di nuove entrate per l'aumento dell'inflazione, per l'aumento dell'IVA, eccetera. Ma ti mancano sempre quei soldi. Tanto che stiamo distribuendo soldi mancano sempre quei 30-40 miliardi. Se necessario si fa uno scostamento di bilancio, che significa debito, va bene, perché nei prossimi mesi noi dobbiamo sopravvivere. Dopodiché si lavora, perché noi, come ha già iniziato questo governo... Quindi anche lei farebbe ulteriore debito? Si fa ulteriore debito se è necessario. Perché chiudono le imprese domani mattina, chiudono le aziende. Noi dobbiamo impedire che le famiglie non si possono scaldare. Di fame possono riscaldarsi, accendere la luce e mangiare. Il suo ragionamento è giusto, Pipitone. Io l'ho chiesto cosa farebbe, perché sappiamo tutti. Bisogna fare lo scostamento di bilancio. Il governo Conte ma le nostre cose, guarda, direttore, sono talmente serie e scritte. Mi spiace che lui ha detto che i governi sono tutti, che i programmi sono tutti fuffa. Significa che probabilmente non hai letto quello del terzo polo. La campagna elettorale è finita, lascia stare. Per affrontare l'emergenza. Ci sono delle risorse per la famiglia con la nuova legge fatta dalla ministra Bonetti, il Family Act, quindi questa aiuta. Ma lo capisci che tu fai sempre degli interventi ad persona per la famiglia? Qua è il sistema italiano che ha bisogno di risorse, non c'entra niente la famiglia o i singoli. Tra l'altro, ti do una notizia, il 50% delle persone è single, perché se tu fai già, ogni scelta che fai è discriminante, bisogna superare... Devi passare non da una scelta che discrimina qualcun altro, ma avere una visione complessiva. Se la Confcommercio ti dice chiuderanno entro 6 mesi 187.000 imprese e tu gli risponi ma io metto il Family Act, loro ti sparano dietro, hanno ragione. Scusa un attimo, allora
se tu ragioni in questo modo, è evidente che il piano non possiamo discutere. E io, è ovvio che tu devi rispondere a tutto il sistema. Ma tu mi dai il Family Act? Ma secondo te, scusa, ma c'è un governo, qualsiasi governo, che potrebbe permettersi di non sostenere le aziende oggi o le imprese oggi? Scusa, nel momento in cui... Però, delle imprese, ma è chiaro che bisogna sostenere le imprese. Le imprese in questi mesi sono state sostenute e continueranno ad essere sostenute. Il Conte 1 e il Conte 2 ha avuto il governo, quindi non è cito per comodità, ha avuto il coraggio di un intervento straordinario sul Covid. 180 miliardi. Conte 1 e Conte 2. Perché Conte 1? Conte 2, scusa. Ha avuto 180 miliardi di debito totale, perché siamo fermo, scusa, l'Europa ci ha consentito di fare debito. Segui il ragionamento. Certo. Se lo te mando dall'Otorino, segui il ragionamento. No, 180 miliardi, bene. Adesso c'è bisogno di tutto debito. Adesso c'è bisogno di trovare, raschiare il fondo del barile, si diceva una volta, per cercare di arrivare a marzo, sperando che tutto vada bene. Di quanto c'è bisogno? L'abbiamo detto. Qualcuno dice 35, qualcuno dice 40. Mettiamo per comodità 35 miliardi. Bene. Allora, la prima cosa che deve fare chi governa? No, chi governa il futuro, chi governa il passato, chi governa mandato a casa, chi governa? Chi governa? C'è un governo? Sì. C'è bisogno immediatamente, ha ragione il sindaco Bano, immediatamente, perché le bollette arrivano. Fare un provvedimento. Evidentemente fa bene Draghi a dire datemi la via libera voi, datemi tutti il via libera, esatto. Fa bene sul piano personale, lo condivido, ma deve darlo. Ci sono due, stanno arrivando adesso le ultime due tranche degli aiuti, 3 e 4, quelli, non vorrei sbagliare adesso i numeri, che porteranno circa 25-30 miliardi. Ma stiamo dando i numeri, che sono in fase di... Ma di cosa stiamo monologo? Quindi voglio dire, non è che questo governo, come ribadisco, qualsiasi governo... Perfetto. Non l'aveva, quindi adesso arriveranno nelle prossime settimane 30 miliardi e poi il nuovo governo farà il resto. Ma scusa, ma devo rispondere io a quello che bisogna fare per l'Italia? Dovrebbe rispondere Zanon, cosa farà adesso? Adesso stavo... Scusa, allora vi spiego. Stavo chiedendo a Zanon. Non lo so. Lei, scusi, Zanon... Non hai risposto proprio a niente, Zanon. Non hai risposto proprio a niente, hai risposto. Scusa, ditemi quale. Io ti ho detto cosa faremmo noi. Di cosa farete voi? Io parlo a condizionale. Pipitone, tu devi parlare invece Pipitone diventa rosso. Diventa rosso. Si sta assolutamente il bilancio. Lei sapendo che non sarà la risoluzione di tutti i problemi. Zanon si ferma. Perché è sopravvivente. Siamo alla sopravvivenza. Si hanno consegnato un'Italia alla sopravvivenza. Ma certo, a dire sempre di no. No, l'Italia quest'anno, scusami, te lo ribadisco, l'Italia, le imprese italiane quest'anno hanno creato una ricchezza. Guarda, io lo so di quale imprese parli, ma quelle che abbiamo incontrato, che abbiamo incontrato, hanno adesso urlo calcolato a costi correnti. Cresce, dai, più abbassiamo il microfono per cortesia a Pipitone. Abbassiamo il microfono a Pipitone perché ha fatto man bassa. Ho chiesto a Pipitone cosa farebbe se fosse il governo. Ha fatto tutto, ha sistemato l'Italia. Detto questo, Zanon, però non mi piace Zanon, mi sembra tutta la politica vecchia. Io mi auguro che questa politica, questo governo sia un governo nuovo. Non mi piace sentir dire hanno sbagliato, dell'altro. Avete dato la rovina all'Italia, avete fatto questo, che naturalmente è vero, non discorso. Arriva la notizia, la guerra, che colpa. Bossi è stato eletto, Bossi è stato eletto, poi va bene. Ce l'avete fatto, quindi niente più. Mi lascia Pipitone, al microfono spento, Pipitone, al microfono. Pipitone, il conduttore mi piacerebbe. Allora, sì, deve fare questo. Allora, non mi piace, Zanon, che vengano, perché anche se fosse così, non è bello. Uno che prende in mano le redini del gioco. Ma noi abbiamo dimostrato la responsabilità, abbiamo dimostrato la responsabilità anche in questo periodo. Abbiamo votato anche i provvedimenti reali. Non è che siamo rimasti alla finestra, abbiamo detto mi lascia finire il concetto. Pipitone,
Allora, mi lasci finire il concetto. E, capisco, lei può avere ragione, chi è il governo ha ragione, che ha fatto un disastro, tutto, però non mi piace sentirlo dire, ci hanno lasciato, come le città, uno diventa sindaco, il sindaco prima ha lasciato una mia. Uno che si, no, dico in generale, non lei, detto, c'è qualcuno, non lei, Banno, non sì, lei, le giuro, non lei. In generale, uno prende in mano la baracca e deve partire da lì, sapendo benissimo la situazione d'Italia, perché altrimenti non va a governare e dice non me la sento. Nel momento in cui se la sente e vuole prendere in mano le redini di un paese al disarmo, alla distruzione totale, al fallimento totale, deve saperlo e deve saperlo rimediare. Questo deve fare, non deve ricordare il passato. È da qui che dobbiamo partire. Oggi la situazione è grave. Prima che arrivi ovviamente un problema sociale, e ripeto, mi auguro che ciò non accada, dovete risolvere il problema che è quello più dei soldi, perché nella vita contano solo i soldi, le guerre, le famiglie contano solo, dovete dare una mano agli italiani. Punto. Hanno fatto un disastro, hanno fatto un disastro, mettiamola come volete, poi ne discuteremo in altre sedi, però dovete da qui partire, perché se no... Ma partendo anche dell'ascolto e facendo più attenzione le grida d'allarme che sono arrivate e che continuano ad arrivare dal mondo delle associazioni di categoria, dalle rappresentanze. E quindi cosa fate? Spesso non adeguate, ma è vero. E quindi, chiedono sostanzialmente dei provvedimenti urgenti, e abbiamo già capito il tenore dei provvedimenti urgenti che sicuramente questo governo dovrà emanare. Ma poi ci saranno... chiedono le riforme da un anno della burocrazia in alcuni ambiti, in particolare il mondo produttivo. Cioè, non abbiamo visto segnali, non abbiamo visto segnali. Al comando. Non avete nessuno che vi può rompere le scatole. Abbiamo le competenze, la tranquillità, speriamo che non si allarghi la situazione dal punto di vista sociale, perché la nostra preoccupazione è che qualcuno agiti le acque in questa sociale. Fase, perché la tenuta sociale è estremamente importante. Quindi famiglie e imprese saranno la priorità in assoluto per questo governo. Perfetto. Io mi auguro che ciò avvenga sempre, non per il voi, chi era governo, anche se era la parte alla mia destra e quelli di fronte a voi, io avrei lo stesso problema, perché il problema di governare è difficilissimo. Io mi auguro che risolviate il problema, perché diventa un problema davvero sociale. Guardi, è un dato e lei sa benissimo, Bano, perché è una persona che dice tutto quello che deve dire, che nascono anche dalla coalizione e la volontà della coalizione di andare d'accordo quando all'interno della coalizione c'è un partito che è un po' in subbuglio. La domanda è: questo partito si sistemerà? Ci saranno i congressi? Lei è stato uno tra i fautori in tempi non sospetti di dire dobbiamo vederci, andare tra la gente, come ovviamente va Zanon, come va Pipitone, e semplifico il concetto. Ecco, la Lega riuscirà a ritornare e a ricreare quell'entusiasmo che l'ha fatta diventare uno dei partiti più importanti italiani? Dipende se diventa, parliamoci chiaro, io faccio un'analisi molto, molto rigorosa su quello che è successo. Allora, la Lega ritornerà, certo che ritornerà. Io ho sempre visto le montagne russe, ho visto varie elezioni, noi ritorniamo, io sono assolutamente certo, ma non ho alcun dubbio. Con Salvini o senza? No, questa è un'altra questione. Allora, bisogna partire da quello che è successo. Se il voto per le politiche è stato un giudizio verso l'operato di Salvini, e questo è una lettura. Io, per esempio, non sono quello che fa i processi a chi c'era prima, perché quando cresce bravo Salvini, anzi bravi noi, bravo il partito, invece quando c'è un crollo di consensi è colpa di Salvini. No, attenzione. Noi non potevamo continuare a vivere sulle intuizioni prima di Bossi e dopo di Salvini, cioè noi siamo sempre stato un partito radicato sul territorio, dobbiamo capire qual è l'identità nostra, perché adesso in questo momento il partito nazionale c'è già, è qua a destra, che è Fratelli d'Italia. Allora, o la Lega ritorna a fare la Lega del territorio, quindi amministratori, governatori, dove c'è una questione produttiva, una volta si chiamava settentrionale, come c'è una questione meridionale, c'è una questione settentrionale che non è mai stata risolta, c'è una questione ancora più radicata, per esempio nel Veneto, che è la questione veneta, di competitività verso paesi che hanno un'autonomia differenziata
come Bolzano, come la provincia di Bolzano, di Trento o Friuli. Del Friuli, e quindi noi l'autonomia la chiediamo per essere competitivi e quindi per lavorare, perché l'autonomia non è che sia, non è che vogliamo chissà cosa, vogliamo avere le competenze e quello che risparmiamo, perché abbiamo la presunzione di dire amministriamo meglio di uno Stato centrale, perché dopo noi non chiediamo un euro in più, chiediamo che le competenze vengano gestite dalla Regione Veneto e quello che risparmiamo di tenercelo, di poterlo investire. Parliamo del suo partito, capito quello che sei? Cioè, perché quindi, il suo partito noi... è simbolio anche a Milano, ma no, ma c'è un sì, ma il problema è quando un partito, per esempio io sono entrato in Lega nel 2010, ho avuto una tessera sola. A Pontida che non vinca la Lega, sa, è tanta roba, Beh, ma è un dato oggettivo, cioè, è naturale, perché come diceva Zaia, il popolo ti delega a rappresentarlo, quando non lo rappresenti più ti toglie la delega. È un ma per fortuna che succede sta roba qua? Io perché se non succedesse così vuol dire che non ci sarebbe democrazia. Allora, il popolo ha dato una chiave di lettura molto chiara. Avete sbagliato. Bene, su questo bisogna fare un'analisi programmatica e ripartire. Ma adesso incominciare a fare tot nomi di segretari, eccetera, è sbagliato. Bisogna ripartire dai congressi, da una fase congressuale e soprattutto programmatica, e dopo si riparte. Sì, però in Veneto, in special modo, perdere... Ma in Veneto, sa cosa rappresenta il risultato elettorale per i veneti? Allora io sono... Beh, quest'anno, mi dico, per ricordare, se mettiamo la grafica, quella del Veneto, che era la terza, credo sì, la terza, i flussi elettorali in Veneto, dunque nel 2022, quest'anno abbiamo preso 300, dico in generale, ovviamente, 365 voti, nel 2018 918.000, quindi 533.000 voti in meno. Non so mica Ma sa cosa vuol dire questo? Allora, faccio due analisi. Uno, abbiamo fatto 100... Allora, Salvini fa la conferenza stampa il giorno dopo, va tutto bene, abbiamo fatto 100 parlamentari, sì. Ma per uno che mastica un po' di politica, per me, per esempio, vuol dire che noi il prossimo giro abbiamo... Se ci fossero le elezioni regionali domani, noi non abbiamo più il Veneto, perché è giusto che lo faccia il partito di maggioranza, che sarebbe Fratelli d'Italia. Cioè, quindi a me dei 100 parlamentari non me frega un cazzo. Abbiamo perso il Veneto, scusi. Scusi il francesismo, abbiamo perso il Veneto. Domani mattina, faccio un esempio pratico, c'è le elezioni del comune di Treviso, ma che, per fortuna che Conte è uscente, ma domani mattina giustamente loro dicono ma scusa, ma perché deve essere tuo il sindaco? Cioè, siamo il partito, ma giustamente, ma lo faremo anche noi a bocce inverse? Cioè, quindi questa situazione ha messo in difficoltà i governatori, gli amministratori, ha messo in difficoltà tutti gli amministratori. Allora, un segretario che ci tiene al proprio partito dice fermi tutti, apriamo la fase congressuale, faccio anche un passo indietro se necessario, metto a disposizione il mio mandato, capiamo quello che è successo e ripartiamo. Ma non si può dire va bene, arrivederci, grazie, perché se no... Nel 2023 siamo morti e accadrà quello che sta dicendo lei, quindi vanno. Ma per forza, perché quando si muovono assessori regionali, non solo il sindacato, che purtroppo lo diceva come una Cassandra, guardate che c'è qualcosa che non funziona, perché se io che sono l'ultimo del meccanismo dice che Peghi non va bene, che perderemo Verona, che dopo domani perderemo Vicenza con Possamai. Cioè, una domanda me la faccio, che non concorriamo neanche per la provincia di Padova, con Giordani c'è un buonissimo rapporto, ma come fai a non accettare una sfida dove c'è una maggioranza di centrodestra? Bravo. E a proporre un tuo candidato? Ma bisogna essere folli. Io sono stato l'artefice, per esempio, sono stato l'artefice della lista unica in provincia, ma in una fase del genere non era accettabile, era assolutamente necessario anche per contarci. Ma lei è diventato amico dei comunisti, ha detto. Ma io sono amico di tutti, faccio amministrazione, ho il dovere di fare gli interessi 90 e collaborare con la città capoluogo, ho tutti gli interessi, ho tutti...
tutti i servizi insieme, condivisi, cosa faccio? La guerra Giordani? No, però è logico che propongo un modello diverso. Sulla provincia di Padova sapevamo tutti che Giordani è venuto due volte in provincia perché non ha tempo, o fai il sindaco di Padova o fai il presidente della però provincia. Però in tante altre città c'è il sindaco che sia sindaco. Ma è sindaco. Sbagliato, ma è proprio sbagliato. Vicenza è l'esempio lampante per quello che andrà a finire male ed era il rischio che aveva anche Stefano Margò che stava perdendo il comune. Scusi, Mano, qualsiasi sindaco anche di un paesetto piccolo fare con la legge attuale non, il presidente della provincia. Allora, quello è un altro discorso. La legge del allora, Rio ripristiniamo le province. No, esatto. Allora, la legge del Rio è sbagliata. Partiamo da questo presupposto qua. Non è possibile che uno, perché per legge il presidente della provincia deve essere il sindaco. È sbagliata. Se fai il sindaco e lo fai fatto bene, tu non hai tempo di fare il presidente della provincia. E men che meno, per quanto mi riguarda, il parlamentare, per esempio. Cioè, io vedo d'accordo, però questa è la legge, ma, è sbagliato, ma è sbagliata la legge, Bano, perché tu se fai... il borgo è ricco puoi farlo, ma questo, questo sì, però, mi piace, ecco, allora, però scusami, finisco. Abbiamo... La legge, allora, la maggioranza, il centrodestra, benissimo. Allora, Veneto, in tante città, addirittura a Verona, sì. Ma lo siamo in provincia. Ma di abbiamo Padova, sbagliato il candidato. Ma dobbiamo avere il coraggio di mettere i nostri uomini a candidare. Faccio un esempio. L'armonia è la cosa più bella della qualità. L'amore. Sì, ma guarda che siamo d'accordissimo, guarda che noi ragioniamo. Ma lo so che Vittorio, no, ma lo aspetti, cioè. Lui è esperto ormai, no. La risposta è da che pulpito che arriva questa osservazione? Da che pulpito? In che senso, pulpito? Da che pulpito? Lei è stato col PD con Renzi Calenda? Allora, attenzione. Ma capisce che lei Pipito, un giorno faremo la trasmissione io e lei e ci divertiremo molto. Esatto. Perché poi anche lo faremo con sorriso, quindi ci divertiremo molto. Mi dispiace. Stava dicendo Mano, terminare il concetto. Allora, qua c'è una coalizione di centrodestra, finalmente lo schieramento sta diventando bipolare e quindi ci sono più alternative. Allora, io spero che le province vengano ripristinate, perché bisogna manutentare strade, istituti scolastici, ambiente. No, sono d'accordo. Boh, perché è un ente che veramente serve. Importante. Dopodiché, sinceramente... Si trova presidente Pipitone? No, è impossibile, no. Perché non sa la maggioranza di centrosinistra, perché lui, diciamo che la casa naturale è il centrosinistra. Vabbè, è difficile, ma è anche logico, sarà il terzo polo. Sto scherzando, ovviamente. Però è l'importante che il centrodestra... Quindi quando sarà il primo congresso della Lega? Guarda, domani ho un appuntamento, se vuole glielo dico domani. Domani a porta me lo dirà. Artuso, anche Letta, voi cambiate segretario ogni anno, non è che lì funzionano meglio le cose, con la scusa però che loro hanno vinto, voi invece no, e anche voi però cambiate ogni anno il vostro segretario. Non è che il PD ultimamente stia perdendo la propria identità? Beh, proprio per quello facciamo congresso, per ritrovarla, evidentemente. Sì, però ogni anno fate fatica, perché ogni anno lo cambiate. Sì, ne abbiamo cambiati credo 7 in 10 anni. Bisogna tornare però ad un congresso vero. Non ad un congresso, oggi c'erano 5 nomi credo sul giornale, 5 sindaci diversi più la De Micheli che si è candidata, sono tutti nomi, vedremo i programmi, ma soprattutto quello che ritengo è che si debba tornare alle primarie in questo partito, primarie e parlamentarie, perché noi dobbiamo ripartire dalla base, l'elettorato nostro ci segue, lo zoccolo duro resta, perché abbiamo visto il Partito Democratico è l'unico che non perde e non guadagna, probabilmente guadagna qualcosina perché rispetto a 5 anni fa Renzi era all'interno del partito, c'è stato, si è staccata l'ala di Calenda, quindi qualcosina, lo zoccolo duro resta, ma non prendiamo voti da nessuna parte. Cioè, questo è il punto drammatico, che non riusciamo a colmare il vuoto che c'è a sinistra, perché evidentemente però non li aumentate un deluso nemmeno. Guarda a sinistra, e perché al centro si è aperta una voragine che poi Calenda e Renzi hanno colmato. Allora, bisogna tornare a queste discussioni. Oggi c'era un interessante editoriale di Zanonato sul Mattino di Padova, dove diceva: ma i dipendenti votano il Partito Democratico? No, i lavoratori dipendenti non lo votano. Artuso, più. Mi corregga se dico una fesseria, però nelle primarie del Partito Democratico negli ultimi anni, correggetemi, può darsi che sbagli,
c'erano dei candidati, tre mi sembra di media, giusti i candidati per diventare segretario del partito. Una volta c'era Renzi, poi insomma tre. Quando vinceva uno, gli altri due non dicevano ho perso e sto con quello che ha vinto, dicevano ho perso, però gliela faccio pagare, ne faccio un altro partito, vado da un'altra parte. Questa è la storia di quello che no, è successo. No, questo non è successo. La maggior parte che è successo è stata esempi, l'uscita di Bersani. È capitato, Artuso, è capitato, mi creda. Le faccio gli esempi, non sempre, però è capitato. Non è un male che c'è all'interno per mania di protagonismo all'interno del PD? Ma senza ombra di dubbio. Le correnti ci sono, come ci sono in tutti gli altri partiti, con la differenza che in altri partiti, nonostante i risultati elettorali peggiori dei nostri, fanno quadrato attorno al segretario, da noi il segretario si è dimesso il minuto dopo. Questa è la differenza sostanziale. Ma al di là dei nomi, è sui contenuti programmatici che dobbiamo guardare. Perché un segretario non può lavorare in sei mesi in sei mesi. Non è che se l'anno prossimo ci sono le regionali, il segretario che ci sarà, si perdono due regioni e va a casa il segretario. Bisogna certo lavorare sul lungo periodo e soprattutto bisogna entrare nella logica. Il segretario sarà anche il candidato premier oppure no? Perché Renzi, quando ha fatto il segretario del partito, era anche candidato premier. Si è data una visione all'elettore che era chiara. Il programma è questo, il candidato è questo, la squadra di governo sarà questa. Le alleanze saranno con questo o con quest'altro e da lì determini quello che sarà l'andamento della partita. Nel momento in cui non hai un candidato premier, la segreteria cambia di continuo, le alleanze sono molto variabili, perché purtroppo sì, abbiamo visto anche in Sicilia, non per colpa del Partito Democratico, c'era un programma, c'era un candidato unico, certo, sono andato a risolvere. Baldan, il movimento, questo Movimento 5 Stelle, con il successo che avete sì, avuto, sarà un punto di partenza per il Movimento 5 sì, Stelle, dopo tutto quello che è capitato certo, all'interno? Certo. Noi siamo convinti di aver fatto una repulisti, se così si può dire, all'interno di noi stessi, l'uscita di Di Maio, insomma tante cose. Adesso ripartiamo e dobbiamo ripartire in modo importante dai territori, saranno nominati e poi anche il Veneto non ha mai avuto un leader, lo dicevamo assolutamente prima, no? Adesso nomineremo anche i referenti provinciali e quindi lavoreremo anche per entrare nei comuni e ci prepareremo anche per le regionali del 2023, dove due anni fa non abbiamo avuto un ottimo risultato, questa volta l'abbiamo un po' migliorato, ma due anni fa è stato un risultato estremamente negativo. All'opposizione si recupera sempre nella vita, speriamo. Guardi, il modello elettorale qui italiano è questo in questo momento. Il 2018 ha premiato Lega e noi, cinque anni dopo adesso ha premiato Fratelli d'Italia e la coalizione di centrodestra. Sembra un elettorato estremamente fluido. Perfetto, che si muove da una parte all'altra. Sono contento, saluto Pontelli perché lei è sempre fiducioso. Nella prima domanda che le ho fatto se l'Italia cambierà, lei ha detto no. E quindi partiamo con lei no, che... No, ho detto, dovrebbe cambiare e passare da interventi settoriali, come basterebbe copiare gli altri. Per te, la precisa domanda, lei mi ha detto, non c'ho la registrazione. Sì, no, l'autonomia è tutto dire, non cambierà niente. Se noi non cominciamo a capire che bisogna fare come fa la Germania, come fa la Francia, come fa la Spagna, dirle, come fa l'Inghilterra, col vantaggio che noi rispetto all'Inghilterra... Per dire l'Inghilterra, no, l'economista non è mai contento, insomma. Ma non è questione di essere contento, voglio solo dire che io ho visto altri approcci complessivi alla problematica energetica che non hanno risolto i problemi, perché nessuno ha la bacchetta magica. Però certo, il bonus ai pellet, il bonus per i rubinetti... Sì, non ripetiamo, ogni modo non me la ripete, non lo capiamo. E abbiamo anche, abbiamo anche la fortuna di essere all'interno dell'euro, per cui non abbiamo neanche questo grosso problema che sta pagando adesso l'Inghilterra con la svalutazione della sterlina. Va bene, ricordo sempre che aumentano le bollette il mese prossimo certo, per gli italiani. Certo, l'Inghilterra proprio per gli italiani... Attualmente non è molto importante, è molto più importante per l'Inghilterra, si accolle per la politica nazionale, ma per i cittadini. Con 45 miliardi si accolle il 50% di incremento della bolletta. È una soluzione? È quella giusta? Non lo so. Tanto ragioniamo da questa e poi da lì si parte. Invece di continuare con i soldi bonus. E Bano, proprio concludo con voi, perché nella campagna elettorale, oltre a tutto quello, il scostamento di bilancio, trovare i soldi e di qua, di là, avevate fatto delle promesse elettorali. La prima Bano di non far pagare più il canone a Pippitone. No, gli spiego, non lei, cioè, mi aiuti Bano, non lei, il suo leader. La seconda ovviamente di fare la pace fiscale. La terza di ridurre le tasse. Se risolvete il problema per dare un contributo agli italiani per via del caro bollette, come farete a mantenere tutte le parole che avete dato in questa campagna elettorale? No, prima lui o prima io? Prima, noi abbiamo preso degli impegni sia con le categorie sociali che con le categorie economiche. Intendiamo ovviamente
mantenere fede agli impegni assunti, non solo in campagna elettorale, perché ovviamente il ragionamento l'abbiamo fatto anche molto prima della campagna elettorale come forza di opposizione. Adesso con le forze della coalizione questi impegni diventano, daremo le priorità, perché è chiaro che tutto assieme non potrà essere risolto in due secondi con la bacchetta magica, ma sicuramente la priorità abbiamo dei movimenti che hanno una cinghia di trasmissione, cioè i parlamentari saranno incalzati quanto basta perché questi impegni che i leader hanno assunto vengono poi tradotti nella pratica. Però nella priorità, che è corretto, non si può far tutto, succede che uno dei punti che avete messo nel programma elettorale, magari lo farete fra 5 anni, poco prima delle future elezioni, è cosa che ha fatto anche i precedenti governi, ci cioè promettono tutti e poi non mantengono e non possono mantenere tutto. E quindi se poi uno fra 5 anni dice toglieremo la bolletta, cioè la bolletta dell'abbonamento della televisione, lo fa prima delle prossime elezioni per acquisire voti, anche questa è una presa in giro. I programmi e i progetti vanno conclusi in tempi brevi, quindi quello che è stato promesso in campagna elettorale la coalizione dovrà mantenerlo in tempi brevi, sì, non però, vuol dire fra 3 anni, però, capisco le priorità, ma capisco anche che sono le parole, c'è un'emergenza e l'abbiamo citata, c'è un'emergenza, come è stato detto dobbiamo superare, scollinare diciamo questa fase, e poi io credo che un aspetto sia poi consentire al sistema di ammodernarsi, di riformarsi, e anche qui su questo credo che le idee siano più le idee che ci accomunano che le idee che ci dividono. Le idee che hanno diviso il centro-sinistra ci hanno portato alla situazione in cui ci troviamo. Allora io dico che comunque innanzitutto bisogna ragionare da buon padre di famiglia, cioè quello che bisogna cercare di fare, quindi le diciamo promesse elettorali devono essere mantenute, perché altrimenti gli elettori non ti danno fiducia. Però oggi la priorità è quella di salvare le imprese e le famiglie. Giaro, una domanda: lei è uno che lavora di Fratelli d'Italia moltissimi anni con un impegno davvero di sopra di ogni limite, avrà qualche incarico visto che è dato al governo da parte della Meloni? Ma io do passione ti porta a dare il tuo contributo per le competenze che hai, e sono convinto che Giorgia Meloni si avvarrà delle competenze di chi ha sposato il suo progetto fin dagli inizi, quando partì, e devo dire che nessuno la conosceva, questa ragazzina determinata e anche tosta, che però ha avuto un grande risultato, che fa onore alle donne d'Italia, perché la prima andando donna a vederci anche i risultati di chi ha votato Fratelli d'Italia, molti giovani e molte le donne. Mi risponda alla domanda, Raffaele Zanon avrà qualche incarico per l'impegno che ha dato al partito? Ma nell'ambito delle mie competenze sono già a disposizione da tempo per il partito, anche se non remunerato degli incarichi ci saranno, è contento sicuramente lo stesso. Anche se non remunerati degli incarichi va ci bene, saranno va bene. Grazie a Francesco Pontelli, grazie, noi. Mille, grazie a Raffaele Zanon, grazie a Marcello Bano, grazie a Renato Masoro, è sempre un piacere, perché i conti sono sempre, poi si verificano quello che ovviamente la CGA puntualmente anticipa, quindi davvero bravi. Saluto un vulcanico Antonino Pipitone, che un giorno quando sarà al governo toglierà ovviamente il canone televisivo, perché lui ovviamente, però sempre la fortuna, se lo vuole guardare l'altro, ci guarda noi che non paga il canone televisivo. Le tasse le pago e le voglio sempre pagare. Va bene, grazie a Stefano Artuso, Partito Democratico, e grazie anche a Flavio Baldandi, è stato grazie, con noi, grazie davvero per grazie. Vi do appuntamento domani alle 12.30 con l'informazione TV7. Buonanotte. Arrivederci.